Sul tavolo potevano esserci nuove sanzioni economiche nei confronti della Russia e invece i leader europei si trovano a discutere di come rendere effettivo l'accordo di pace raggiunto a Minsk. Un bel passo avanti sul fronte Ucraina sicuramente è stato fatto, ma tra i capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles sembra prevalere soprattutto la prudenza. A pesare forse il ricordo del primo memorandum per la pace, firmato lo scorso settembre sempre a Minsk e poi mai sostanzialmente rispettato. Mais l'accord ne garantit pas qu'il y aura dans les jours prochains un succès durable. Ça suppose que nous continuions à être vigilants, à exercer la pression et à poursuivre le mouvement qui a été engagé grâce à l'initiative que la chancelière et moi-même nous avons pu lancer. L'accordo va nella giusta direzione anche se non risolve nulla, frena l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Ora, dice, noi come Unione Europea dobbiamo vedere che i punti dell'accordo siano attuati. Per prima cosa bisogna vedere se sarà rispettato il cessate il fuoco che dovrebbe scattare a partire dalla mezzanotte di sabato. Previsti dall'intesa anche il ritiro delle armi pesanti dalla linea del fronte del conflitto e la liberazione entro 19 giorni di tutti i prigionieri di guerra del conflitto nel Donbass. Da risolvere restano invece i nodi della linea di demarcazione del confine orientale e il futuro status giuridico di quella zona del paese. Un ottimo risultato, secondo il premier italiano Matteo Renzi, ora, dice, si tratta di verificarlo e implementarlo.